partiamo con 4 km di corsa. Ora partiamo con scatti, 5 scatti, circa 20 metri in salita. Ok, finito la parte della corsa degli scatti, adesso abbiamo il circuito che vedremo man mano, esercizio dopo esercizio, come si esegue e anche il tempo. Ok, adesso partiamo col primo esercizio, stacco a gambe semitese, 20 secondi di lavoro e 15 secondi di pausa, via! Seconda stazione, trazione al T-bar. Sempre 20 secondi. Okay. Bene, continuiamo con la terza stazione. Corda. Quarta stazione, mezzo squat con spinta in alto, con kettlebell. Mi raccomando, la spinta in alto esplosiva. Ok, quinto esercizio, spinte in avanti esplosive col bilanciere. Ok. Sesta stazione, abbiamo lo squat. Per il peso poi ovviamente ognuno lo seleziona in base al proprio livello, alla propria preparazione. Sempre ogni stazione 20 secondi di lavoro e 15 secondi di pausa. Ecco, partiti col settimo esercizio, croci col TRX. Cerchiamo di isolare bene il petto, scendiamo bene, chiudiamo meno possibile i gomiti, cerchiamo di stare più tesi possibile. Partiamo, ultima stazione, via, così inseriamo un po' di addome. Ok, arrivata l'ultima fase, abbiamo 4 round di sacco, 3 minuti di lavoro e 1 minuto di riposo. Via! Ovviamente qua sta sempre a voi, dovete sempre gestirvi. 3 minuti possono essere molto molto lunghi. Poi 4 round dopo aver fatto corsa, scatti, questo circuito qua non sarà facile, però